Buongiorno, oggi vi parlo e vi consiglio un film francese, Les Passagers de la Nuit, Passeggeri della Notte, che è il titolo di un programma radiofonico notturno ed è il titolo di questo film di Michael Herz, protagonista Parigi, gli anni Ottanta. Si comincia con il 1881, con la città in festa per la vittoria di Mitterrand. E poi si segue negli anni successivi, sempre negli anni Ottanta, la storia di Elizabeth, che è Charlotte Gainsbourg, e della sua famiglia. E il film scivola, si direbbe, rispettando un po' tutti i tempi, gli spazi, le forme della vita quotidiana. Si comincia con la separazione di Elisabeth dal marito, che non vedremo mai, ma è una separazione che lei dirà essere anche avere sofferto, avere perfino reagito violentemente, pianto, urlato. E poi c'è il rapporto con i due figli, adolescenti, ed è un rapporto sempre, come succede con i figli, no? Un po' vicino, un po' lontano. Sono figli che durante questo decennio nella loro vita si allontaneranno, ma in realtà non si allontaneranno sentimentalmente. Anzi, direi che questo il legame affettivo che circola per tutto il film, che tocca i personaggi, forse è la cosa più emozionante di questo film, durante il quale Elisabetta ha il problema di trovare un lavoro. E lo troverà presso questa radio che lei ascolta la notte, e avrà un impiego e lì incontrerà Talula, che è una ragazza abbastanza senza fissa dimora, diciamo, un po' sbandata, un uccellino fragile, lo definisce lei, che entra nella comunicazione della radio e poi lei si porterà a casa. E questa presenza muoverà delle cose nel rapporto tra la madre e il figlio avrà un rapporto intenso, ma sempre molto. Il film è caratterizzato da un notevole pudore dei sentimenti. Sono tutti sentimenti abbastanza trattenuti, che non esplodono, ma che si sentono con grande calore. Poi Elisabetta troverà anche un uomo, i figli, come dicevo, si allontaneranno, andranno anche a vivere da soli, ma ci sarà sempre la cura di alcuni riti comuni, di alcuni riti di famiglia, ascoltare una determinata canzone di Joe Dassin, mentre la madre ha fatto per la cena con i figli una crema. Una pasticcera, mi sembra, e lì c'è un ballo con un abbraccio che coinvolge anche Talulà. È una sequenza che piacerà a Nanni Moretti, perché queste cose della musica che abbracciano, no? Che abbracciano il film, e il film in qualche modo abbraccia noi, perché la cosa che colpisce in questo film è in un certo senso la delicatezza della narrazione. Da un lato c'è l'appartamento di Elisabeth e la radio, e poi c'è moltissimo Parigi. C'è questa Parigi raccontata nei piccoli gesti, nei piccoli momenti, nei tempi morti, inquadrature del lungo Senna, anche dei grandi palazzi molto alti nel quartiere dove vivono. Insomma, è una Parigi protagonista con tutta la sua atmosfera, ma ripeto, fa da sfondo lievemente malinconico, se si vuole, ma molto dolce, anche perché è fatto di momenti anche vuoti, diciamo, non c'è nulla di eclatante. C'è una grande cura nel raccontare attraverso dei tempi. Anche narrativamente dei tempi morti, la vita vera, lo scorrere, lo scivolare quasi,
della vita con questi sentimenti trattenuti, mai esibiti, insomma, fino a trasmettere alla fine una dolcezza profonda, secondo me. Se poi amate Parigi, è il film che fa per voi, perché c'è proprio questa specie di musicalità di sottofondo che lo attraversa tutto. È un film che abbraccia e che accoglie, ben recitato, benissimo diretto. Secondo me è un gran bel film. Arrivederci a tutte e a tutti.